Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incrocio del dodicesimo festival di incroci di civiltà in Querini. Un grazie a tutti voi presenti, all'autore, ai collaboratori, alle traduttrici, alla professoressa, ma soprattutto ancora per l'ennesima volta un grazie a Ca' Foscari di averci di nuovo scelti come sede di questi incroci e di aver comunque anche quest'anno regalato alla città di Venezia delle esperienze fantastiche. Grazie a tutti. Cristina, averci scelto, cioè ci siamo reciprocamente scelti. No, nel senso che in Querini noi si viene sempre tanto volentieri. Il concetto di questo festival che nasce all'interno appunto dell'Università Ca' Foscari e dalle sue 40 lingue, letterature, culture insegnate è precisamente più o meno. Voglio dire. Erano No, ma pare che siamo tornati adesso, appunto, con la nuova lingua africana, mi pare che siamo tornati lì a quel numero. Vabbè, comunque, tante, tante lingue, letterature, culture, e quindi voglio dire, essere in città, in tanti luoghi della città, in quei luoghi in cui si fa cultura, ci sembra fondamentale. Infatti, quest'anno. Vabbè, ma i ringraziamenti ci stanno, ma anche da parte nostra per la vostra sempre splendida accoglienza. Questo è un bell'incrocio e in Querini ci sono sempre delle chicche particolari e le chicche vengono spessissimo da Daniela Benedini, un collega appunto del Dipartimento di Studi sull'Asia e l'Africa Mediterranea, perché ci porta in luoghi appunto le cui lingue sono meno note, per cui ci piace moltissimo anche la consecutiva rischia di essere un po' faticosa, però ha il vantaggio proprio che tu la senti, la assapori, hai quel momento in cui non capisci perché con la simultanea praticamente si annulla immediatamente la distanza della lingua non conosciuta perché senti subito la tua in cuffia o una lingua nota in cuffia. In questa maniera c'è un pochino più di fatica, ma però perlomeno ti ci immergi di più. Quindi ringrazio tutti voi per averci fatto questa proposta. E poi questo libro qui, che ci racconterete tra poco. Mi pare che racconti una pagina di storia davvero poco poco nota e quindi a maggior ragione è un incrocio di civiltà anche dal punto di vista della conoscenza di cosa è successo. Grazie davvero e buona conversazione. هلن آنطور که خودش گفت دسامبر 1942 پس از یک سفر طولانی از طریق عشق‌آباد به مشهد آمده با 300 زن و بچه دیگر. اولین برخوردشان با معماری ایرانی محل اسکان موقتشان بوده توی مشهد، مثل همه خانه هایی که توی راه دیده بودند، وسیع، بنایی مربع شکل با یک حیاط بزرگ در وسط که تمام در و پنجره ها به آن باز می شود. توی این اقامتگاه بچه ها را بر اساس سن و سالشان گروه گروه فرستادن توی اتاقهای مختلف. اگر اسهال و یرقان و تیفوس بیداد نمی کرد، کنسولگری بریتانیا توی مشهد مجبور نمی شد مریض ها را دست دسته بفرستد بیمارستان آمریکایی ها برای مداوا. هلن یادش می آمد که یک هفته ای توی بیمارستان بوده. یک پرستار مهربان انگلیسی هم مرهم می گذاشته بر زخم تنهایی او. می گفت اگر مریض نشده بود شاید خاطرات بیشتری از مشهد توی ذهنش می ماند که نمانده. مادرش توی یکی از اردوگاه های سیبری از دست رفته بود. پدرش هم که همان اواخر به ارتش ژنرال آندرس پیوسته بود. هلن مانده بود تک و تنها. اینطور بود که او را هم مثل همه بچه های بی سرپرست فرستاده بودند تهران. چند روزی تهران بودند و بعد حرکت کردند به مقصد اصفهان. هلن هیچ خبری از پدرش نداشته تا چند سال بعد که از طریق سفارت لهستان خبر دادند پدر هلن توی مونته کاسینو کشته شده. عکس های آن روزهاش را که گذاشت روی میز، شمیم زل زد
به زیبایی و شکوه آن طفل معصوم. توی یکی از عکس‌ها هلن که توی لباس توری سفیدش شده بود مثل یک فرشته، عکسی از مسیح را گرفته بود توی دستش و زل زده بود به دوربین. چه معصوم بود و چقدر تنها به نظر می رسید. این را از غم مرطوبی که توی چشمهاش برق می زد فهمید. عکس را برداشت، دقیق شد تو چشمهای هلن و بعد سرش را آورد بالا و زل زد تو چشمهای خسته پیر زن. آن هلن کجا و این یکی کجا؟ پیر زن گفت عکس ها را ابوالقاسم خان جلا ازشان گرفته، نه فقط از او، از همه بچه های لهستانی اصفهان توی عکاس خانه شرق روبروی مدرسه چهارباغ. برای بچه ها برنامه ریزی کرده بودند. از ساعت 8 تا 1 مدرسه، 1 تا 3 خواب اجباری، بعد از ظهر هم کلاس های فوق برنامه، کار دستی و ورزش و موسیقی و رقص. زبان فارسی هم یاد می گرفتند توی مدرسه. وقتی شاه جوان از اصفهان بازدید کرده، هلن یکی از اعضای گروه 4 نفره‌ای بوده که برای قدردانی از مهمان نوازی دولت ایران به دیدار شاه رفتند. شمیم فکر کرد اگر اکبر آقا بود و اینها را می شنید، حتما می گفت کدام مهمان نوازی؟ مهمان ناخوانده که نواختن ندارد. انگلیسی ها دعوتشان کردند، خودشان هم جمع و جورشان کنند. مگر می شود طرف که خودش مهمان ناخوانده است پا بگذارد توی جلسه هیئت دولت و خبر بدهد از آمدن مهمانانی که خودش دعوتشان کرده؟ گروهی هم حدی دارد، هرچی می کشیم از این انگلیسی های بی پدر و مادر است. آن روزها روزهای خوبی نبوده برای هلن، تا اینکه آقای ستیبورسکی نماینده تشکیلات لهستانی در اصفهان توی خانه شماره 17 یک کارگاه قالی‌بافی سامان داده برای دخترها. هلن عاشق قالی‌بافی شده و روزگارش را خوشتر گذرانده. 4-5 قالی توی کارگاه بافتند که یکی دو تاش تقدیم شده به نماینده دولت در تبعید لهستان در تهران. بقیه را هم فروختند و خرج خانه ها و خوابگاه ها کردند. Ci tengo veramente ad organizzare l'organizzazione del festival, che è stata impeccabile, e l'accoglienza che riserva all'Iran e questo tipo di letterature. È un libro molto particolare questo, pubblicato da una casa editrice per cui voglio spendere un paio di parole prima di passare la voce alla dottoressa Meneghini. Ponte 33 è una casa editrice che ormai da 10 anni si occupa di far conoscere la letteratura persiana, quindi dell'Iran, ma anche di altri paesi che parlano questa lingua, come l'Afghanistan e il Tagikistan, in lingua italiana. Ed è un piccolo orgoglio il fatto che ormai, grazie al lavoro di questa casa editrice e adesso anche grazie al lavoro di un altro editore che si è aggiunto, quindi vuol dire che l'energia che ha innescato questa casa editrice e poi è stata raccolta anche da altri, un editore che si chiama Brioschi. Oggi in Italia possiamo leggere autori iraniani e persiani molto più di altri paesi europei, quindi
Mi fa piacere far notare questo primato italiano, spesso ci lamentiamo del nostro paese, ma in questo caso siamo i primi. E ricordo anche chi ha fondato questa iniziativa, la dottoressa Felicetta Ferraro, che è stata addetto culturale dell'ambasciata italiana in Iran, e Bianca Maria Filippini, che è docente di lingua persiana presso l'Università di Torino. Ecco. Questo, basta. Vorrei passare la parola alla dottoressa Meneghini, che tra l'altro ringrazio per averci dato la possibilità di proporre questo libro di incroci. Bene. Ecco, io sono sempre contenta che Giacomo Longhi presenti qui il suo lavoro. È stato un bravo studente, è stato, dopo crescendo è un po' è diventato un po' così, più incontrollabile, però sono sempre molto contenta di essere qui con lui e ringrazio Pia Masiero per questa occasione che ci dà. E abbiamo quest'anno, come avete visto dal programma, uno scrittore giovanissimo alla sua prima opera, diciamo, importante. Dopo indagheremo un po' se anche sulla sua carriera letteraria, ma ha poco più di 30 anni, per cui è veramente possiamo dire un esordiente. Però nello stesso tempo il suo libro, come si sarà accorto chi l'ha letto, è un libro anche molto complesso, e forse pochi l'hanno letto perché è uscito proprio una settimana fa, ecco, poco tempo fa, ma allora adesso vi invogliamo a verificare quello che vi diremo. È un libro però anche dal punto di vista strutturale così abbastanza complesso, perché si svolge nell'Iran di oggi, ma con questi flashback del periodo della Seconda Guerra Mondiale e degli anni successivi. Per cui è anche un libro in cui troviamo l'Iran della Seconda Guerra Mondiale, troviamo l'Iran della Rivoluzione, troviamo l'Iran della guerra con l'Iraq e troviamo l'Iran di oggi anche con lo smarrimento che vive sotto molti aspetti. Per cui è un libro complesso nei contenuti, ben strutturato nella forma, secondo me, e io vorrei cominciare a parlare con l'autore, però prima voglio aggiungere una cosa su questa casa editrice, perché come molti di voi sanno, l'Iran è un paese non è così semplice parlare, è molto facile scivolare negli stereotipi e anche assecondare la visione dell'Iran che molto spesso viene diffusa dalla nostra stampa, e mentre anche con certe traduzioni. Questa casa editrice è una casa editrice estremamente onesta, estremamente seria, che lavora non tanto sulle attese dell'immagine dell'Iran che ha il pubblico italiano, quanto sulla qualità della letteratura che viene prodotta in questo paese, che è una letteratura veramente vastissima e di altissima qualità. Per cui io spendo anche questa parola per Ponte 33, perché l'Iran è un paese complesso da questo punto di vista, e invece Ponte 33 e Felicetta Ferraro hanno sempre mantenuto questa integrità nel loro lavoro, che è molto importante e che spesso però no, preclude magari un ritorno economico che altri titoli potrebbero magari assicurare. Allora io parto io con una domanda per Mustafa e gli chiedo se delle fonti di questo racconto, come ha accennato prima, il nodo di questo racconto è questa deportazione di polacchi in Iran, e mi interessa veramente anche sapere se questo evento è un evento di cui in Iran c'è conoscenza, consapevolezza, e se così non è, quali sono state le fonti della storia.
سلام به همه. سلام به تودی. بسیار خوشحالم از اینکه در جمع شما هستم. می فا تانتو پیچر اسره کن وای. سپاسگزارم از اینکه اومدید. Vi ringrazio tantissimo per essere venuti qui ad ascoltarmi. از همه برگزار کنندگان و مسئولان این کروچی دی چیویل تا سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن. Ringrazio tutti gli organizzatori di Incroci di Civiltà per avermi permesso, per avermi dato questa opportunità. امیدوارم که این جشنواره بر دوام باشه. Spero che questo festival sia ancora per molti anni presente. از خانم پروفسور منگینی بسیار سپاسگزارم که اینجا حضور دارن. Ringrazio tanto professoressa Meneghini. از جاکومو و نرگس هم خیلی ممنونم که همراه من هستن. Ci sta ringraziando anche noi due. درباره ریشه حضور لهستانی ها در ایران و اینکه این ایده این رمان چطور به ذهن من رسید میخوام صحبت بکنم. Vorrei parlare proprio il perché ho pensato alle radici della presenza dei polacchi in Iran e perché ho pensato a questo. خب روابط ایران و اروپا شاید یک تاریخ چند صد ساله داره. Il rapporto tra l'Iran e Europa stiamo parlando di più di centinaia di anni. اما این روابط محدود هست به روابط سیاسی و بازرگانی در حقیقت بین سیاستمداران و اشراف دو کشور. Però questo rapporto noi lo conosciamo a livello politico oppure commerciale. Per tanti, tantissimi anni, per secoli, abbiamo avuto questo tipo di rapporto a livello economico oppure politico. حضور 120,000 لهستانی در ایران در زمان جنگ جهانی دوم اولین باری هست که جامعه ایرانی رو با توده مردم اروپایی مواجه میکنه. Però la presenza di 120,000 polacchi in Iran a seconda guerra mondiale fa vedere che sono i due popoli che si incontrano, convivono insieme e si incrociano. در حقیقت حضور لهستانی ها در ایران یک اتفاق که تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بسیاری برای مردم هر دو ملت داشته. La presenza dei polacchi in Iran ha portato a una modifica quasi radicale nel interscambio culturale per tutti i due popoli. مردم جامعه ایران برای اولین بار با حضور یک دیگری، یک بیگانه در کشور خودشون مواجه میشن. Gli iraniani per la prima volta hanno visto stranieri a casa loro. این میخوام راجع به واژه دیگری یکم مکس بکنم و راجع به این صحبت بکنیم. Vorrei un attimo soffermarmi sulla parola l'altro che non sei tu. سیاست همیشه از دیگری ترس داره. La politica ha sempre paura dell'altro, di quello che non sei tu. در اسناد وزارت خارجه و وزارت دادگستری اون زمان اسنادی هست که از نگرانی مقامات ایرانی از ازدواج مردان ایرانی با زنان لهستانی ابراز نگرانی میکنه. Se andiamo a vedere i documenti di quell'epoca, subito dopo la seconda guerra mondiale, vediamo che proprio a livello dei comuni di legislazione c'è una paura di far sposare gli uomini iraniani con le donne polacche o viceversa. اما خب ما همه ما میدونیم که دیگری هم انسانه و آگاهه و کنشگره مثل ما. Però noi sappiamo che l'altro è come noi, fa parte di noi, è in mezzo a noi, è una persona comunque consapevole, con la consapevolezza che abbiamo noi. و ما خودمون رو به کمک دیگری میتونیم بشناسیم. E noi possiamo conoscere noi stessi tramite l'altro.
ترد و راندن دیگری از خودمون نتایج خوبی برای ما نخواهد داشت. Rifiutare l'altro, allontanarlo da noi stessi non dà mai buoni risultati. باختین برای توصیف این وضعیت شخصیت پرنس مویشکین قهرمان رمان ابله داستایوفسکی رو مثال میزنه. Cioè, si parla, diciamo, del romanzo di Dostoevskij, quando tu allontani quello che ti pensi che sia contro di te. پرنس مویشکین در یک شرایط و وضعیت ایزوله و گسسته از دیگران زندگی کرده و اگرچه شخصیتی بسیار دوست داشتنیه اما شخصیت نامعمولیه. Anche se è una persona molto un personaggio molto molto buono, intraprendente, ma isolandosi non comporta niente, non riesce a trasmettere nulla. پرنس مویشکین به خاطر همین وضعیت نامعمولش باید برگرده به تیمارستان. Questo principe, proprio perché è fuori dal campo, dovrebbe ritornare all'ospedale psichiatrico. Ma مسئله ترس از دیگری همچنان هم وجود داره. E così avere la paura dell'altro esiste per tutti. نگاه بکنید به ترس اروپا از موج‌های جدید مهاجرت به دلیل مشکلات زیادی که در خاورمیانه وجود داره. Pensiamo soltanto la paura dell'Europa per tutte queste immigrazioni che arriva dal Medio Oriente. این مسئله ذهن من رو همیشه درگیر خودش کرده. Ho sempre pensato a questo conflitto tra me e gli altri. و منو مجبور کرد که این رمان رو بنویسم. Quasi quasi mi ha obbligato a scrivere questo romanzo. مسئله دیگر من مسئله جنگ، پدیده جنگ و رابطه اون با زندگی انسانه. Poi l'altra cosa che comunque sappiamo che io penso tanto il rapporto tra la guerra e quello che comporta la vita quotidiana nostra. در زمان جنگ جهانی دوم همونطور که اطلاع دارید ایران اعلام بی‌طرفی میکنه. Così come credo che si sappia nella seconda guerra mondiale l'Iran si è tenuto a parte, a disparte. اما نیروهای شوروی از سمت شمال و نیروهای انگلیس از سمت جنوب ایران رو اشغال میکنن. Però l'Unione Sovietica da parte del nord, inglesi da parte del sud hanno occupato l'Iran. و باعث مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیاری برای ایران میشن. E ovviamente hanno procurato tanti problemi economici, politici e sociali. 35 سال بعد در سال 1980 ایران با حمله صدام حسین دیکتاتور سابق عراق به ایران درگیر یک جنگ طولانی 8 ساله میشه. 1980 صدام حسین ایراکینو ها اتاکاتو لیران و quasi una guerra che durato 10 anni. مسئله جنگ از این جهت برای من مهمه که چطور جنگ و سیاست میتونن زندگی چند نسل از آدم‌ها رو توی هر جامعه نابود بکنن. E quello che io penso come una guerra può cambiare generazioni di vite umane. این همه دلیل من برای نوشتن این رمان بود. Questo è stato diciamo la mia motivazione per scrivere questo romanzo. درباره سوال خانم منگینی درباره اینکه ایرانی ها اطلاع دارند از حضور لهستانی ها در ایران یا نه میخوام بگم که به دلیل اینکه منابع مکتوب از اون زمان خیلی در دست نیست بسیاری از مردم از این حضور تأثیرگذار اروپایی ها لهستانی ها در ایران اطلاع ندارن. In risposta alla domanda della professoressa Meneghini vorrei dire che iraniani sanno della presenza dei europei, di questi polacchi che hanno portato tanto cambiamento, non tanto perché non ci sono tantissime documentazioni sull'argomento, perciò tanti iraniani non sanno nemmeno di questa convivenza che hanno avuto con loro che ha portato tanti cambiamenti.
علیرغم تأثیرات سیاسی و اجتماعی که حضور لهستانی ها در ایران داشته، ما خیلی در این مورد پژوهش نشده و درباره‌اش صحبت نشده. Anche se la presenza dei polacchi in Iran ha portato tantissimi cambiamenti sociali, ma non c'è stato tanta ricerca per vedere le origini, documentazioni, interagire le persone insieme, non ci sono tantissimi documenti. E lui come li ha trovati? Allora mi rinserisco. ده سال پیش من توی جشنواره سینمای مستند در ایران یک فیلمی دیدم راجع به یک قبرستان لهستانی ها در بندر انزلی. E 10 anni fa in un festival di circometraggio, di documentari, ho visto un piccolo filmato su un cimitero dei polacchi a nord dell'Iran. ما توی 7 شهر ایران قبرستان هایی داریم که مختص لهستانی ها بوده، البته مختص لهستانی ها که نمیتونم بگم، لهستانی ها اونجا دفن هستند و اغلب قبرستان های کاتولیک ها یا ارمنی ها بوده. E abbiamo 7 cimiteri in Iran che non posso dire che siano proprio fatti per i polacchi, però i polacchi sono presenti in 7 cimiteri in Iran e magari ci sono anche i cattolici o armeni ortodossi. توی بندر انزلی قبرستانی هست که توی اون 639 لهستانی دفن هستن. A nord dell'Iran, Bandar Anzali, c'è un cimitero in cui sono sepolti 690 polacchi. و وقتی من اون مستند رو دیدم، دیدم که این بسیار دراماتیکه. Quando ho visto quel documentario ho pensato che è drammatico, cioè bisogna di raccontarlo. فصل مشترکی از تاریخ دو ملت. È un capitolo in comune tra due popoli. یا حتی دو قاره. Oppure due continenti. 5 سال بعد نوشتمش. E dopo 5 anni ho scritto questo romanzo. Bene, grazie. No, perché infatti io ho trovato molto significativo che la partire da questo evento, che in qualche modo è estremamente circoscritto, ma dal punto di vista invece simbolico, paradigmatico, è un evento molto, molto parlante, molto interessante. E io avevo un'altra curiosità. E perché appunto, proprio perché la struttura di questo racconto mi sembra molto matura, molto complessa, molto, è un racconto veramente ben costruito, e volevo sapere se prima di questo romanzo ha fatto degli altri esperimenti letterari, oppure veramente questo è la sua prima opera in assoluto. من اولین داستان کوتاهم رو سال 2006 نوشتم. Primo racconto breve l'ho scritto nel 2006. البته الان که نگاه میکنم یه فاجعه وحشتناک. Però adesso quando guardo dico ma che cosa ho scritto. من در طول این 10 سال به نوشتن داستان کوتاه ادامه دادم. Per 10 anni ho continuato a scrivere racconti brevi. اما اینها رو چاپ نکردم. Però non ho neanche mandato alla stampa. به خاطر اینکه تجربیات متنوعی هست، هم از نظر مضمونی و هم از نظر فرم روایت. Anche perché erano degli esperimenti, sia come forma che come contenuto. و من معتقدم که یک مجموعه داستان با یک جهان بینی مشخصی داشته باشه علارغم مستقل بودن تک تک داستان ها. Io penso che comunque anche se ogni racconto ha il suo inizio e la fine, in generale ci deve essere un punto di vista globale per raccontarlo, un filo conducente. و به خاطر وسواس زیادی که دارم و فکر میکردم داستان ها هم به اندازه کافی خوب نیستند، اینها رو منتشر نکردم. Siccome sono un po' ossessionato da pubblicare quello che serve a pubblicare, non ho neanche pubblicato tanti dei miei racconti. فقط چند تا تک داستان توی مجلات یا مجموعه داستان های مشترک.
Ho pubblicato sulle riviste alcuni racconti brevi, oppure alcuni racconti brevi dentro, diciamo, insieme agli altri scrittori. Bene, no, sono contenta che ci sia anche, cioè credo che la qualità di questo racconto sia proprio anche il prodotto della severità con cui Mustafa ha lavorato sulla sua scrittura, senza appunto preoccuparsi tanto della pubblicazione quanto della qualità di quello che produceva. E non so se Giacomo vuole introdursi e dopo io ho qualche altra domanda. Contestualizzare un po' l'autore, magari mi può incuriosire come l'ho scovato, visto che alla fine questo libro l'ho pescato in una libreria iraniana. E Mustafa appartiene ad una generazione abbastanza corposa di scrittori, cioè non sono pochi gli scrittori iraniani esordienti della sua età, tanto che qualche anno fa addirittura in Iran era stato istituito un premio per gli scrittori under 40. Quindi c'è una generazione giovane che sta crescendo, vuole raccontare il proprio paese e anche molta voglia di farsi conoscere all'estero. Mustafa, a differenza di tanti suoi colleghi, quando ho visto il suo libro in libreria, che è pubblicato dalla migliore casa editrice iraniana, ho detto: ma chi è quest'uomo? Perché non avevo idea del nome, però il titolo mi incuriosiva. C'era qualcosa di diverso ed era anche abbastanza corposo il romanzo, mentre molti autori scrivono libri magari esili di 100 pagine. Mi ha incuriosito il fatto che fosse così giovane, che appunto il romanzo fosse di un certo spessore, quindi quando poi l'ho letto lo stupore è cresciuto ancora di più, perché vedere una storia così complessa che copre 70 anni di storia del proprio paese, con il tema dell'altro eccetera, insomma mi ha convinto a proporre questo libro all'editore. E volevo chiedere se, visto che c'è un ritorno al passato in questo romanzo, in realtà attraversa diverse fasi, cioè c'è questa storia che prende avvio nella Seconda Guerra Mondiale, ci racconta un po' anche il ruolo che ha avuto l'Iran in questa storia, ma poi prosegue e parla anche degli anni Ottanta iraniani, ad esempio, che sono un periodo molto caotico, e non solo attraverso la guerra in Iraq, ma ad esempio c'è anche un personaggio che io ho amato molto in questo romanzo, che è quello dello zio Siomak, che è un militante di sinistra. E questi militanti di sinistra vedo che pian piano spuntano dei romanzi della generazione di Mustafa. Volevo chiedere se anche questa è un'esigenza che lui sente condivisa con i suoi colleghi, di dover recuperare queste storie. Ripeti la domanda, perché stavo... Ah, pardon. Scusate, io pure mi emoziono quando sono in pubblico, quindi pardon se sono prolisso. No, volevo chiedere a lui come si confronta con la sua generazione e se la sente come un'esigenza comune, quella di recuperare il passato e di entrare magari anche nei punti più bui della storia recente, quella quando lui era bambino, appunto, gli anni Ottanta. خب ما رمان هایی که در حقیقت با نگاهی به تاریخ ایران نوشته شدند کم نیستند. Cioè, non sono pochi i romanzi scritti attualmente in rapporto, in relazione con il passato, con la storia dell'Iran. هوشنگ گلشیری، امیر حسن چهلتن، سیمین دانشور و تعدادی دیگر. Parte da Simin Doneshvar e fa nome dei scrittori che comunque hanno narrato la storia dell'Iran. سه تا نویسنده ای هستند که خب رمان هایی با محوریت تاریخ نوشتن. Questi sono i tre scrittori che hanno scritto, diciamo, in direzione di per dare una spiegazione agli eventi storici. این نویسندگان نسل‌های قبل از ما هستند. Questi sono scrittori di una generazione prima della mia.
در دهه 80 شمسی طبق تقویم ایرانی یک شکلی از رمان نویسی ژورنالیستی توی ایران باب شد. Negli anni 80 nostri, che sarebbero qui un 70-78 sarebbe, e hanno cominciato a scrivere un certo tipo di romanzo che andava di moda negli anni 70. فضاهای بسته آپارتمانی و کافه‌ای توی رمان‌های ایران باب شد. Allora andava di moda ambienti chiusi dentro i locali oppure dentro i caffè, era tutto, andava di moda quel tipo di romanzo. Che romanzi بسیار متوسطی از دل این فضا بیرون اومد. Cioè da, in quell'epoca sono nati romanzi a livello medio. بعد از حوادث اما در طول این 7-8 سال اخیر یک اتفاق دیگری در ادبیات فارسی افتاد. Però nei ultimi diciamo 8-10 anni è successo qualcos'altro nella letteratura persiana. رجوع به گذشته تاریخی دوباره مسئله نویسندگان ایرانی شد. Ritornare al passato è diventato quasi una priorità per gli scrittori persiani. و رمان‌های زیادی توی این فضا نوشته شد. Sono stati scritti tantissimi romanzi dentro questo format. و اساساً یک نویسنده بسیار بزرگ و درجه یکی مثل رضا جولایی احیا شد از نویسندگان نسل‌های قبل. جولایی الان فکر می‌کنم 60-65 سالش باشه. منظورتون بود که این برگشت؟ نه برگشت که دوباره خونده شد. Un scrittore come Reza Giulai è stato riletto. Riletto perché scriveva con l'esigenza di attuale lettori. من فکر میکنم علتش رو باید در حوادث انتخابات سال 88 سال 2009 حوادث سیاسی بعد از اون سال جستجو بکنه. Io credo lo scrittore di cui prima vi parlavo adesso ha circa 60 anni perché questo ritorno lui pensa che dipende dalle elezioni di 2009 e i risultati delle elezioni di 2009. فکر میکنم نویسندگان نسل من بعد از بعد از اتفاقات سیاسی این 10 سال دارند یک پرسش از خودشون و تاریخ خودشون میکنن. Io credo che scrittori della mia generazione dopo le elezioni del 2009 stanno facendo una domanda al loro passato e al loro presente. ما چرا اینجا هستیم؟ ما perché siamo qua? و در چنین شرایطی زیست میکنیم؟ ما perché stiamo vivendo in questo mondo? به خاطر همینه که فکر میکنم در 10 سال اخیر رمان‌های بیشتری با محوریت تاریخ نوشته شده. È per questo che io credo che negli ultimi 10 anni ci sono più romanzi che ritornano al passato per rispondere perché siamo qui. امیدوارم پاسخ کجا کنم باشه. Vabbè, molto interessante, no? Perfettamente risposta. Non so se vuole sì, rilanciare lei una domanda. Sì, io adesso mi sposterei apparentemente, perché non è un vero spostamento, a una questione così più del contenuto di questo libro, dove io ho sentito che il tema dell'amicizia è un tema centrale, è un tema che troviamo sia nel racconto della vicenda, appunto, della ricostruzione della storia dei deportati, lo troviamo quando si parla della guerra, lo troviamo quando si parla dell'Iran di oggi, con le forti contraddizioni dentro le quali costringe a vivere i suoi cittadini. Mi sembra che sia un tema che forse fa anche da filo conduttore, per cui al di là della storia c'è una centralità dell'umanità
che resta forse l'elemento più, più importante al di là degli eventi storici che pesano enormemente e in qualche modo è quello che permette di sostenere gli eventi storici che travolgono i personaggi. من فکر میکنم ما ضرب المثلی هست میگن دوستان برادرهایی هستند که ما خودمون انتخابشون میکنیم. Noi abbiamo un proverbio che dice amici sono i fratelli che scegliamo noi. و خب من شخصا فکر میکنم که این مختص جامعه ایرانی نیست. Io personalmente penso che questo non sia un qualcosa esclusiva della società iraniana. هرچند ما در در ایران یک سنت رفاقت داریم، یعنی این واژه رفاقت میخوام یک جوری ترجمهش بکنی نرگس که بفهمن رفاقت یک چیزی بالاتر از دوستیه. Allora, io vorrei dire che in Iran noi abbiamo un qualcosa che più di amicizia, mi dice di tradurlo bene, e bisogna chiamarli compagni. Sono compagni. و این تقریبا یک سنت هست، مخصوصا سنتی که بسیار حرمت داره برای نسل‌های قبل از ما. Cioè, è una tradizione questo, è una tradizione che ha molto molto radici anche sulle, soprattutto sulle generazioni prima del mio. من فکر میکنم که دوستی و رفاقت آدم ها با همدیگه هیچ ربطی به شرایط سیاسی نداره. Io penso personalmente che amicizia e far compagnia l'uno dell'altro non è che dipende tanto alla situazione politica. توی بدترین شرایط سیاسی و اجتماعی حد که جنگ احتمالا حد اکثرش هست، حد بیشینش هست، ما لحظه های درخشانی از خیر میبینیم در میان شر عظیمی که ما رو احاطه کرده. Anche nei peggiori delle condizioni, che secondo me la guerra è peggiore di tutti, vediamo che ci sono delle situazioni assolutamente che in mezzo a tanta disgrazia ci uniscono. لحظه‌های درخشانی که شاید رستگاری انسان رو رقم می‌زنه. Cioè, sono quei momenti che illuminano la presenza di essere umano. Sono momenti illuminanti perché siamo esseri umani. و عشق و دوستی شاید بزرگترین جایی هست که این تجلی پیدا میکنه. E credo che amore e amicizia proprio trionfano in quei momenti. Sì, infatti penso che questo libro sia un esempio molto molto bello di questa verità che possiamo condividere. E io avrei un'ultima domanda, dopo mi farebbe piacere anche se qualcuno dal pubblico, anche qualche studente che vede e che mi auguro un giorno possa partecipare a queste iniziative. E volevo chiedere un'ultima cosa, se questo tema della migrazione, non la chiamo né immigrazione né emigrazione, ma questo tema del movimento, delle persone, delle famiglie, di parti di famiglie, che è un tema estremamente doloroso per l'Iran di oggi. E, cioè, se questo tema è un tema che rispetto al racconto dei polacchi, in qualche modo fa emergere degli elementi che sono attuali anche nella società iraniana, sia rispetto, per esempio, non so, all'immigrazione afghana, provo a pensare, e sia rispetto invece alla loro emigrazione, al loro sradicamento,
che non è mai un'emigrazione di necessità o povera o disperata, però comunque è un movimento sempre lacerante che coinvolge l'Iran anche ancora oggi. مسئله مهاجرت من فکر کنم که مسئله خیلی پیچیده‌ایه و ربطی به زمان و مکانی که آدم‌ها درش زیست می‌کنند نداره. Io credo che comunque migrazione è molto complesso e non dipende tanto dal luogo e dal periodo in cui viene effettuato. تفاوت‌های فرهنگی و زبانی مسئله مهاجرت رو خیلی سخت می‌کنن. Le differenze di cultura, di lingue, comunque fa venire un processo molto molto complesso. همونطور که گفتم ترس از دیگری در همه جوامع وجود داره. Così come avevo accennato prima, avere paura dell'altro esiste in tutte le società. و خب این به دلیل بخشی از تأثیرات منفیه که به هر حال مهاجرت از جوامع مختلف به جاهای دیگه میتونه روی اقتصاد، فرهنگ و سیاست یک جامعه تأثیر بگذاره. Cioè è ovvio che una delle conseguenze negative è proprio il fatto che un paese influisce a livello economico, a livello politico e culturale un'influenza di altri. Ma من فکر میکنم که سیاست در تلاشه که این تأثیرات منفی رو مدام پررنگ‌تر بکنه. Però io penso personalmente che la politica vorrebbe evidenziare sempre di più questo aspetto negativo. کار سیاست اینه که خط مرزها رو روی نقشه‌های جغرافی هر چه بیشتر پررنگ بکنه. Cioè la politica vorrebbe che tutti i confini vengano ridisegnati e ridisegnati finché siano più grossi. اما فکر میکنم کار ادبیات چیزی جز اینه. Però io penso che la letteratura sia diverso dalla politica. ارتباط انسانی و ارتباط فرهنگی بین انسان ها انقدری که سیاست دوست داره به ما تأکید بکنه انقدر بد نیست. Cioè il rapporto tra le culture e le letterature non è così contrastante così come la politica ci vuole far pensare. بله، مسئله مهاجرت افغان ها به ایران سالهای سال مسئله سیاست بوده. Sì, è vero, quando afghani venivano in Iran, che continuano anche a venire, è un problema che soprattutto però politicamente è stato sottolineato. و متاسفانه همچنان نگاه خیلی مثبت و سمپاتیکی به حضور افغان ها در ایران در جامعه ایرانی وجود نداره. Anche adesso, a tuttora, non è che iraniani guardano di buon occhio afghani che vengono in Iran. همونطور که احتمالاً شاید جامعه اروپایی و آمریکایی نسبت به مهاجرت شهروندان ایران به کشورهای خودشون نگاه خیلی مثبتی نداشته باشن. Così come magari Europa e America non guarda di buon occhio iraniani che vanno. اما من فکر میکنم که باید با نگاه زیباتری با این مسئله مواجه بشیم. Io penso che bisogna guardarlo con un occhio più positivo. اون چیزهای منفی که وجود داره رو بذاریم برای سیاستمدارا که خودشون حلش بکنن. Parte negative lasciamo che lo facciano i politici tra di loro, che risolvono tra di loro. ما انسان ها خودمون با هم دیگه
دوستانه تر و مهربانانه تر برخورد بکنیم. Noi esseri umani possiamo anche venirci incontro in maniera più amorevole e con più amicizia. و مطمئنم که توی سالهای اخیر این نگاه بدبینانه بسیار کمتر شده. Ma io sono quasi quasi sicuro che negli ultimi anni questo punto di vista un po' negativo si sia diminuito comunque. من خودم تجربه مهاجرت به کشور خارجی ندارم، اما دوستان زیادی دارم که در جامعه میزبان در خارج از ایران پذیرفته شدند و به خوبی دارن زندگی میکنن. Io non ho emigrato, sono vivo sempre in Iran, però ho tantissimi amici che vedo che comunque sono stati accettati, sono stati inseriti e vivono fuori dall'Iran. مطمئنم که همه چیز زیباتر هم خواهد شد. E sono sicuro che sarà ancora più bello nel futuro. Grazie. Speriamo. Beh, bene questo sguardo ottimista, perché sì, anche il libro ci fa attraversare di tutto e di più, però ha uno sguardo delicato in realtà Mustafa, ha uno sguardo delicato lui sul, nonostante le tragedie che racconta, lo fa con molta delicatezza. Quindi giusto prima di passare la parola al pubblico, volevo veramente invitarvi a leggere il libro, perché avere questi romanzi tradotti in italiano è un privilegio, lo ripeto, non li abbiamo in altre lingue straniere, ed è veramente un'occasione da non perdere, quella di poter conoscere quello che gli iraniani oggi scrivono, soprattutto queste generazioni molto, molto giovani. Grazie. Ma che tu sei giovane? Beh, sì, vabbè, giovani gli scrittori, giovani gli traduttori, per... giovani tutti, io no. Buongiorno, io non ho letto il libro, ma certamente lo leggerò, per cui la mia domanda non è detto che vada nella giusta direzione. A proposito di altro, mi è sembrato di intuire che l'autore ha scritto in prima persona o comunque in terza persona su una donna. Cosa vuol dire scrivere con gli occhi di una donna per lui? Ma non ha scritto con gli occhi di una donna. No, il racconto. Cioè, ci sono molti personaggi femminili. Ecco, questo sì. Ci sono molti personaggi femminili e trattati con grandissima profondità. Per cui, sì, sì, non è, diciamo, in prima persona, però molti personaggi sono, anzi, forse i personaggi femminili sono proprio quelli centrali nel racconto. Per cui la domanda è un po' come si è sentito. Come si è permesso? توی این رمان شخصیت اصلی من یک آقای استاد دانشگاه هست. In questo romanzo il mio personaggio principale è un professore dell'università. Di letteratura. استاد ادبیات. Non a caso. و اما در حقیقت تمرکز من وقتی که دارم درباره لهستانی ها می نویسم، تمرکز من درباره سه نسل از زنان لهستانیه که در جامعه ایران حضور دارن. Però quando scrivo e diciamo il punto centrale sono tre generazioni di donne polacche che vivono in Iran. و اتفاقا من خودم نگاه سمپاتیکتری به شخصیت باربارا، یکی از همون زنان لهستانی، دارم. Ho più simpatia per esempio per questo personaggio Barbara e polacca. و فکر میکنم که این رو در فصل آخر رمانم صراحتا بهش اشاره کردم. E questo si riesce a capire dall'ultimo capitolo del libro, che è proprio esplicito questa simpatia verso questo personaggio femminile. که شخصیت استاد دانشگاه من در حقیقت نگاه میکنه به زندگی باربارا و میگه که او علارغم تمام مشکلاتی که در زمان جنگ براش پیش اومد
او در نهایت به زندگی ایمان داشت. Cioè, e io che sono il professore dico che con tutto quello che è successo nella vita di Barbara, alla fine vediamo che lei aveva, credeva in vita, credeva a vivere, voleva aveva vivere, fiducia nella vita. Az marg farari bud. E non voleva morire, cioè, non aveva voglia di morire. Amidvaram, posso continuare a parlare? Ha risposto. No, io volevo aggiungere velocissima una cosa su questo che mi colpisce sempre molto in questi romanzi, non soltanto in questo. Cioè, il protagonista è un professore di letteratura e lungo tutto questo libro si sente questo legame e questo amore, al di là del fatto che il protagonista sia un professore, che forse è solo un espediente, si sente proprio questo legame, questo amore profondissimo, radicale, che gli iraniani hanno con la loro letteratura e con la loro letteratura classica in particolare. Ed è qualcosa questo che colpisce molto anche in queste nuove generazioni, perché è come un elemento imprescindibile. Ogni volta che ce n'è l'occasione emerge proprio questo senso della radice nella propria letteratura, che è molto forte. Devi dire qualcosa a proposito della tua osservazione? No, no. Se c'è qualche altra domanda. Buongiorno, grazie. Naturalmente io non posso chiedere niente del libro perché l'ho acquistato, ma devo ancora leggerlo. A testimonianza dell'ultima osservazione della professoressa, vorrei confermarla, perché quando sono stata in Iran, la prima cosa in tutti i posti principali che la mia guida iraniana mi ha portato a vedere sono state le tombe dei poeti e degli scrittori. Quello che volevo chiedere al nostro ospite è questo. Io sono stata in Iran 4 anni fa e oltre alla ottima accoglienza che ho avuto anche nei paesi più piccoli, quindi più lontani da Isfahan piuttosto che da Shiraz, un'accoglienza in quanto straniera, in quanto altro, incredibile. Ho avuto anche l'impressione che fosse un paese che stesse respirando, perché i ragazzi giovani erano come noi, venivano a parlare con noi, e questo non solo a Teheran. Tutto questo prima dell'era Trump, benché naturalmente ci fossero i grandi video nelle piazze in cui si diceva dobbiamo distruggere Israele, dobbiamo distruggere gli Stati Uniti, ma nel popolo non c'era questo astio, diciamo. Vorrei sapere da lei, che vive anche a Teheran, com'è la situazione 4 anni dopo in Iran. Grazie. خب واقعیتش تصور همه ما این بود که در دولت جدید در ایران اتفاقات خوبی خواهد افتاد. Sinceramente si pensava che col nuovo governo in Iran si sarebbe evoluto in maniera positiva. تلاش‌های برای گفتگو و مراوده سیاسی با جهان در دولت جدید شروع شد. E abbiamo cominciato a fare scambi con il mondo al di fuori dell'Iran a livello politico. Che در توافق هسته‌ای ایران با کشورهای غربی به هر حال خودش رو نشون داد. Prendere accordi con l'Occidente, e si è visto comunque che si sono arrivati degli accordi. با اتفاقات سیاسی که در آمریکا افتاد، خب من فکر می‌کنم که این سیاست‌ها با شکست مواجه شد.
con quello che è successo negli Stati Uniti a livello politico, credo che questi accordi non hanno avuto gli esiti positivi. و تحت تأثیر شرایط روانی بعد از اقدامات دولت آمریکا اقتصاد ایران در یک سال گذشته بسیار آسیب پذیر نشون داد. A livello politico, con i cambiamenti degli Stati Uniti, a livello soprattutto anche psicologico, che ha influenzato la politica dell'Iran e soprattutto l'economia. Nell'ultimo anno. È stata disastrosa. در سال گذشته مردم ایران شرایط اقتصادی بسیار بدی رو تجربه کردند. Nell'ultimo anno il popolo persiano ha subito a livello economico un danno. È stato difficoltoso comunque affrontare. نمیدونم از نظر ما همه ما همون آدم‌های قبل از 4 سال پیش هستیم. A livello umano noi siamo sempre gli stessi di 4 anni fa. Non siamo cambiati. فقط یک کمی ناامیدتر از قبل. Un pochino abbiamo perso speranza, questo sì. Io sono molto interessato alla prima domanda che aveva fatto la professoressa sulle fonti, perché io sono figlio di uno dei soldati polacchi che stazionavano in Iran. No. C'è un prima, lei racconta il periodo in cui i polacchi stazionano in Iran. C'è un prima e un dopo a questo. Il prima è la prigionia che c'è, che loro subiscono nei gulag sovietici in seguito al trasferimento, che è descritta nel libro, infatti. Ah, ecco, benissimo. Cioè, quindi c'è questo prima e il dopo e la loro presenza in Italia, sbarcano a Taranto, combattono Montecassino, liberano Ancona e poi Bologna. Io ho provato a ricostruire questa storia attraverso le lettere che scriveva mio padre alle sorelle che credeva morte, che però nel 47 ha rintracciato. Le sorelle erano in Iran No, lei stavano in Polonia. Lui fu fatto prigioniero, poi portato. Così. Ora, è una storia questa poco conosciuta. Io la domanda che volevo fare, diciamo, come è stato accolto questo libro in Iran? Quanto è viva la memoria di questa parte? E quali fonti ci sono? E lo dico perché io ho fatto una pubblicazione che è uscita, diciamo, un anno fa, Rossi, Papavero e Montecassino si intitola, ed è stato, diciamo, un libro che è andato un po' a ruba proprio perché era poco conosciuto, era una storia raccontata attraverso le testimonianze dirette delle lettere, quindi questo ha reso vivo questo testo. E quasi nessuno conosce questo tipo di storia, anche perché è stata oscurata, perché dare risalto a quel corpo, secondo corpo d'armata, che era un corpo comunque non allineato con gli orientamenti politici del governo che si era formato in Polonia subito dopo la guerra, quindi non dava risalto, perché era un'armata anticomunista in quanto era stata formata dai prigionieri nei gulag, tant'è che il rapporto con i partigiani è stato un rapporto un po', diciamo, alcune volte
in una prima fase, diciamo, di collaborazione, poi a Bologna invece fu diverso. Ma la mia domanda poi si coglie, è questa: come è stato accolto lì? Perché io voglio fare un pochettino il paragone su questa cosa, e quali sono poi le fonti vere da cui fare, perché è una, diciamo, un tema che mi coinvolge e mi interessa. Grazie. 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 درباره بله من فکر میکنم نه فقط در ایران که در همه جای جهان این یک بخش ناگفته ای از تاریخ جنگ جهانی دوم هست. Io credo non soltanto in Iran ma anche in tutto il mondo questo è una parte mai raccontato della seconda guerra mondiale. و فکر میکنم بیشتر دلیلش رسانه ها هستند برای اینکه ضد قهرمان اصلی و اساسی جنگ دوم رو هیتلر معرفی بکنند، برای اینکه این فکر میکنم تأثیر رسانه هاست برای اینکه هیتلر رو ضد قهرمان اصلی جنگ معرفی بکنن. Io credo comunque che sia anche un po' le pubblicazioni, i mezzi pubblici, perché vorrebbero far vedere, diciamo, principale perdente della seconda guerra dovrebbe essere Hitler, perciò è tutto centrato su questo personaggio. صد البته که هیتلر ضد قهرمان و آدم بده در حقیقت جنگ دوم هست. È giusto che sia antagonista Hitler della seconda guerra mondiale. اما فقط اونیست. Però non è soltanto lui. جنایت های بسیار زیادی در شوروی توی اون مقطع علیه لهستانی ها انجام شد. Sono stati dei crimini di guerra anche in Unione Sovietica contro a dispetto dei polacchi, per esempio. Che احتمالاً ماجرای کاتین رو درباره استقبال کتاب در استقبال از کتابم در ایران باید بگم که من وقتی که این کتاب رو می‌نوشتم انتظار چنین استقبال خوبی رو نداشتم. Così come è stato accolto questo libro, questo romanzo in Iran, mentre lo scrivevo non pensavo che avesse questo successo che ha avuto, questa accoglienza che ha avuto. خب کسانی که کتاب رو خوندن اغلب به من میگفتن که ما اطلاعی از این ماجرا نداشتیم. Maggior parte delle persone che hanno letto il libro mi hanno sempre detto che non lo sapevamo questa storia. و خوشحال و راضی بودند از اینکه این کتاب رو خوندند. Sono soddisfatti di aver letto questo libro. به این دلیل که هم کتاب به نظرشون کتاب خوبی اومده، هم اینکه اطلاعات جدیدی درباره تاریخ این دو کشور پیدا کردن. Sia perché gli piaceva come romanzo, ma anche perché erano venuti a sapere un pezzo di storia che non conoscevano. شاید شانس من بوده که اونایی که بعدشون اومده چیزی بهم نگفتن. Forse è la mia fortuna che quelli che non gli è piaciuto non mi hanno detto niente. Vabbè, aggiungo solo che il romanzo è pubblicato dalla più importante casa editrice iraniana, quindi arriva in tutte le librerie del paese e secondo me adesso ho accumulato credo 5-6 ristampe, che è un buon numero per un romanzo di un esordiente, quindi io credo che stimolerà sicuramente il dibattito in futuro anche col fatto che è stato tradotto in italiano. 4-5 ristampe vuol dire che ha venduto 6.000-7.000 copie. Solo una piccolissima aggiunta. Tra le lettere che scriveva mio padre definisce l'Iran il paese di Adamo ed Eva, cioè il paradiso, è evidente. Scrive anche egli stesso che quando arrivarono furono accolti dalla popolazione festeggiante che offriva fichi, datteri, banane, eccetera. Tenete conto che questi provengono dai gulag, quindi fu una cosa. Lo stesso episodio che lei ha letto sulla
dell'ospedale racconta del tifo e del suo ricovero in ospedale, quindi io ho ritrovato questa cosa. Ultimissima cosa, sono le stesse identiche considerazioni che fanno a me questa storia che non la conoscevo, interessante perché non la conoscevo. Scusatemi, solo un momento, comunicazione di servizio. Dobbiamo chiudere dopo la domanda e la risposta, ovviamente, del signore. Grazie. Allora, la domanda sarà un po' più sintetica per queste ragioni di tempo, ma anche perché le precedenti domande hanno un po' stimolato la mia immagine sul testo che leggerò. Ma comincio dalla copertina. Allora, immagino che questo sia un blocco di marmo di Carrara dove il lettore comincia a scavare e a trovare il suo Mosè. La domanda è questa: lei ha dichiarato di aver tratto spunto per romanzare il suo testo da un documentario. Ecco, quindi immagino parecchi anni, una decina d'anni per dare corpo a questa fonte. E la domanda secca è questa: occupandomi di critica cinematografica, noi soffriamo da decenni la difficoltà di selezionare testi filmici da portare nei festival per le ragioni a noi e a lei note. Che rapporto ha lei con i registi, con la cinematografia del suo paese? Grazie. من همیشه به سینما علاقه مند بودم. سینما می ها سمپر پیچود. و حتی قبل از نوشتن بسیار علاقه مند بودم که فیلم بسازم. Prima di cominciare a scrivere avevo anche pensato a far regista, a costruire dei film. و حتی سه فیلم کوتاه ساختم. Ho fatto tre cortometraggi. که توی دو تا از جشنواره‌های فیلم کوتاه در ایران توی بخش مسابقه بود. که hanno partecipato in due festival di cortometraggi in Iran. بسیار علاقمندم به سینمای کلاسیک آمریکا. Mi piace tantissimo il cinema classica americana. و سینمای ایتالیا رو هم فکر میکنم تا حد خوبی میشناسم. Credo di conoscere bene anche cinema italiano. اما یک روز یک تصمیم میگرفتم. من احساس کردم که اگر فیلمساز بشم فیلمساز بدی خواهم شد. Però un giorno ho deciso, ho pensato che se faccio regista, se cerco di fare il film non sarò bravo. پس تصمیم گرفتم به جای اینکه یک فیلمساز بد بشم یک نویسنده خوب بشم. Allora ho deciso invece di fare cattivi film fare buoni libri. تقریبا از اون به بعد من متمرکز شدم روی ادبیات. Allora da quel momento in poi mi sono concentrata sulla letteratura. و ارتباط من با سینما در حد نوشتن یادداشت‌هایی گاهی هر از گاهی برای مجلات و مطبوعات. Poi scrivo poco piccoli articoli sulle riviste per fare critico cinematografico ma non più di questo. تقریبا ارتباط خاصی این روزها با سینما و سینماگران ندارم. Non ho rapporti precisi né con cinema né con i registi. اما همچنان یک تماشاگر عاشق سینما هستم. Però sono un spettatore, uno che guarda, che guarda con amore il film. خیلی سپاسگزارم از همه شما که تشریف آوردید اینجا.
Vi ringrazio tutti per essere stati presenti. Grazie a nome di Croce Civiltà, del Festival Foscari, a Mostafa El Safi, a Giacomo Longhi, a Daniela Meneghini. Grazie come Ateneo alla Quirini Stampaglia per averci ospitato come ogni anno. E grazie a voi tutti della vostra pazienza. Tra qualche istante sarà disponibile Mostafa El Safi per il firmacopie qui dell'Ateneo. Grazie.